Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Luisa e benvenuti in questo nuovo video. In realtà questo video era insomma in programma da un po', però non c'è mai stata l'occasione di farlo, di parlarvi di questi argomenti. Mi sono anche io presa del tempo per parlarne perché comunque sono argomenti delicati e avendo vissuto un po' in prima esperienza queste situazioni di cui vi andrò a parlare, ho anche aspettato un po' per fare questo video per poter insomma meglio metabolizzare ciò che mi era successo e quindi oggi sono qui pronta per parlarvi di questo argomento molto importante. Oggi parliamo di relazioni tossiche, parliamo di quali sono i segni a volte nascosti che ci possono aiutare a capire che quella è una relazione malsana, che noi dobbiamo terminare quella relazione. Quali sono i segni primordiali, per così dire, del narcisismo o di altre patologie che non affliggono poi alla fine solamente i portatori, tra virgolette, di tali patologie, ma anche appunto chi si trova poi ad entrare in relazione con queste persone, le cosiddette vittime, magari persone che a loro volta soffrono di dipendenze affettive. Io non sono una psicologa, quindi qui non andiamo a fare diagnosi, non andiamo a parlare della patologia in sé, ma semplicemente, sfruttando un'esperienza per così dire personale, andiamo un po' a mettere luce su quelli che sono appunto i segni, i segnali di riconoscimento di un'eventuale situazione tossica. Tossica cosa vuol dire? Io almeno come lo interpreto? Interpreto, tossica è una situazione che ti fa male, che ti distrugge nel profondo e che arriva ad annullarti, ad annullare la tua identità, a renderti dipendente anche da questa situazione malsana. Una situazione tossica è una situazione che tu riconosci essere malsana, ma una situazione dalla quale tu non riesci ad allontanarti proprio perché si innesca questo meccanismo di dipendenza ed è per questo che viene chiamata tossica, perché è un po' come una qualsiasi altra dipendenza. C'è un bel libro che io non ho letto, ma di cui ho sentito parlare tramite dei video di una ragazza che non ho più trovato su YouTube. Infatti, prima proprio stavo cercando questi video che io ho visto mesi e mesi fa, per potervi appunto citare il suo canale, ma non l'ho trovata. Se la ritroverò, anche se penso li abbia eliminati, vabbè, vi scriverò tutto nell'info box. Ciò che però ricordo bene è che lei faceva questi video utilizzando come base, come punto di riferimento, un libro che è quello che ora vi andrò a citare. Questo amore fa male, che è il best seller di Jackson McKenzie. Descrive il ciclo relazionale che si innesca quando una persona empatica ne incontra una molto manipolativa, che l'autore definisce psicopatica. Ecco, oggi andiamo a parlare non tanto del narcisismo o di patologie varie, ma del manipolatore. Quali sono i segni di una relazione che ti sta andando a manipolare? Allora, sfrutto proprio i punti di questo libro come base per potervene parlare. Il sito che ora sto guardando è quello della dottoressa Marta Grasso, che appunto cita passo per passo i punti che poi vengono di cui si parla nel libro. Allora, 30 segnali. Uno di questi è il gaslighting. Cos'è il gaslighting? Il gaslighting è essenzialmente un atteggiamento che mette in atto il manipolatore nei confronti della vittima, del partner, del figlio, quello che è, facendole credere di non aver mai vissuto in realtà la situazione che la vittima lamenta. Ad esempio, la vittima si lamenta, sta male per una situazione di cui dà la colpa al partner, un ipotetico tradimento. Un qualcosa che il partner le ha detto e che quindi la fa soffrire o lo fa soffrire, ricordiamo che io magari parlo al femminile per esperienza personale, ma la violenza non ha sesso, eh? Ci tengo a chiarire questo. Il partner risponde con no, questa cosa non è mai successa, no, te la sei inventata, sei pazza,
ti stai facendo film mentali, non è così. Questo è uno dei segni. Non riesce a mettersi nei vostri panni, o se per questo, in quelli di nessun altro. Quando voi vi ritrovate magari a vivere una situazione difficile e quindi vi aspettate che l'altro abbia un atteggiamento nei vostri confronti di aiuto, di comprensione, l'altra persona no, sarà egoista nel pensare solamente ai propri interessi e voi spesso vi ritroverete a farle presente che magari non si è comportata bene, non c'è stata per voi, non è riuscita appunto a mettersi nei vostri panni. Se lui vi ha fatto qualcosa che a voi ha fatto male, voi vi ritroverete lì a non tanto a rinfacciarglielo, a spiegarglielo, spiegargli che avete sofferto per questa cosa, e lui non riuscirà a capire il perché vi ha fatto male, riterrà la vostra reazione una reazione esagerata, insomma, sminuirà quella che è la vostra reazione a ciò che lui vi ha fatto, quelle che sono le vostre emozioni e i vostri sentimenti. Ipocrisia all'ennesima potenza, ecco, anche questo è un aspetto molto importante, che si può esplicare anche nella gelosia. Il partner, che sia narcisista o meno, magari è molto geloso, però al contempo, deve essere libero dal suo punto di vista di fare tutte le esperienze che lui ritiene opportune. Vi porto l'esempio del mio ex che era geloso se pubblicavo una foto con la linguaccia da fuori, tipo così. Ricordo ancora una volta che su Instagram dovevo scrivere un testo nelle storie. Avete presente quando inquadrate una cosa a caso per poter appunto poi scrivere sulla foto? Ecco, avevo inquadrato praticamente la parte bassa del viso e facevo una cosa del genere. E lui si era incavolato tantissimo perché riteneva quell'espressione un qualcosa di sensuale, di provocante, eccetera. E quindi ne è iniziata una discussione infinita, insulti e così via. Insomma, al contempo, però, lui in piena. Vabbè, non voglio dare riferimenti temporali perché appunto non voglio far capire di chi sto parlando. In ogni caso, lui era invece tranquillissimo di organizzare serate, nottate a casa sua con 4-5 amiche, senza ovviamente invitarmi, e io non avevo nemmeno la libertà di potergli dire magari di essere gelosa, di potergli ammettere, insomma, di esserci rimasta male, cose così, perché appunto sarebbe scoppiata l'ennesima lite, quindi appunto ipocrisia, l'ennesima potenza. Ed ecco, ci tengo anche a sottolineare che spesso la gelosia del manipolatore non è una gelosia esternata, trasparente, in che senso? Magari lui non vi andrà a privare di fare quelle determinate cose, non vi andrà a privare di uscire con quell'amico, di avere amici maschi, di messaggiare con persone, di postare foto. Ad esempio, il mio ex non lo faceva, non mi aveva mai privato di fare qualcosa, però cosa faceva? Nel momento in cui andavo a fare una qualsiasi cosa, del tipo abbracciare un amico d'infanzia per salutarlo, me lo andava a rinfacciare e a, come dire, me la faceva pagare a tutti i costi. Iniziavano liti che duravano giorni, che ci facevano consumare tantissime energie che inevitabilmente deterioravano la relazione. E quindi qual era il risultato? Il risultato era che io stessa poi mi privavo di fare cose per evitare che succedessero casini. Ma ciò non bastava. Perché? Se io ad esempio, se lui notava che io ad esempio avevo tolto da Instagram tutti gli amici maschi, i conoscenti maschi, lui me lo faceva notare, me lo rinfacciava e si innervosiva accusandomi di averlo fatto solo perché pensavo che a lui desse fastidio. E quindi non era un qualcosa che io facevo spontaneamente di mia iniziativa, ma solamente perché pensavo che lui me lo volesse vietare. Quindi in ogni caso qualsiasi cosa io facessi non andava bene, essenzialmente. Una foto la pubblicavo, non andava bene. La volevo togliere perché a lui dava fastidio, non andava bene. Una persona, un gruppo di amici mi chiedeva di uscire, ci andavo,
e mi faceva, mi intossicava, si dice a Napoli, insomma, me lo faceva pesare. Non ci andavo, me lo faceva pesare lo stesso, quindi non era mai contento. Menzogne e giustificazioni patologiche. Sì, vabbè, questo è un atteggiamento classico. Troveranno giustificazioni assurde per qualsiasi atteggiamento palesemente sbagliato, per qualsiasi mancanza di rispetto, troveranno sempre parole perfette per giustificarsi. Traumi passati, diranno che per loro è un momento difficile o ancora, molto più comunemente, daranno la colpa a voi, dicendo che che il loro atteggiamento è una reazione semplicemente ai vostri comportamenti. Lo psicopatico si sofferma sui vostri errori e ignora i propri, cioè se voi vi ritrovate a fare entrambi lo stesso errore, verrete messi, come dire, alla gogna voi, il suo errore passerà inosservato. Se voi andate a lamentarvi per un qualcosa che ha fatto lui, verrete prese per pesanti, vi si dirà che la vostra reazione è esagerata, però al contempo un qualsiasi errore o anche non errore, un qualsiasi atteggiamento che a lui non vada genio vostro, verrà punito amaramente. Quindi c'è appunto ancora una volta questa sorta di ipocrisia del non riconoscere i propri sbagli, anche quando il narcisista o quello che è il manipolatore chiede scusa per il proprio errore. È finto, è falso, perché lo ripeterà all'infinito. Il narcisista, il manipolatore è recidivo, cioè voi noterete che il momento prima sta piangendo tutte le sue lacrime, scusandovi, prostrandosi ai vostri piedi e giurandovi di non fare più quella cosa. Il giorno dopo si ritroverà a rifarla e voi penserete di essere pazze perché cavolo. Ci avevate creduto che lui avesse capito, invece non ha capito manco il cavolo. Vi ritrovate a spiegare i fondamenti del rispetto umano ad un uomo o ad una donna adulti? Io questa era una cosa che dicevo sempre al mio ex. Dicevo, io con te mi ritrovo a spiegarti cosa vuol dire sensibilità, cosa vuol dire empatia. Cioè, se voi scoppiate a piangere o state male, è umano. È, come dire, un qualcosa di normale per una persona sensibile, empatica, o almeno che vi ami, che vi voglia bene, come dichiara, che questa persona vi stia vicino, che vi consoli, non che vi faccia pesare il fatto che voi stiate male, non che vi dica, ah, ma tu stai sempre male, che addirittura inneschi una lite partendo dal fatto che voi stiate male. Insomma, vi ritroverete a dover insegnare appunto ad una persona che dovrebbe avere tutti gli strumenti per capire come comportarsi ad agire proprio come si insegna ad un bambino cosa fare. L'empatia e la sensibilità non sono caratteristiche del narcisista o in generale del manipolatore, loro non comprendono le emozioni umane, anche se li vedete piangere, disperarsi. Sono emozioni che loro mimano per essere giustificati e per porre fine a quelli che sono i vostri atteggiamenti di, come si dice, di critica, diciamo così, nei loro confronti, ma sono emozioni mimate e falsate. Egoismo e una divorante sete di attenzione, assolutamente sì, il narcisista pensa solo a se stesso, cosa che in realtà nella prima fase della relazione non fa. Nella prima fase della relazione c'è il cosiddetto love bombing, bombardamento d'amore, in cui anche se lo conoscete da una settimana, 10 giorni, lui vi dirà le cose che nessuno vi ha mai detto. Lui sembrerà conoscervi perfettamente perché lui ha studiato, ha capito subito voi come siete fatte e vi ha scelte proprio per questo. Scelte, scelti, sempre. E vi dirà che voi meritate di meglio. Che voi siete la persona migliore che gli sia mai capitata, faranno paragoni magari con l'ex, la ex, non in negativo, cioè quello avviene dopo, nella fase di svalutazione, nella fase di idealizzazione vostra. Il narcisista vi paragona in positivo all'ex di te, dirà: la mia ex era psicopatica, tu invece sei così brava perché tu non fai quello che fa lei, e in questo modo lui vi educa a fare quello che vuole lui, perché voi appunto spinti da questa
dipendenza affettiva e quindi da questa sete di, da questo bisogno, diciamo, di cura, di attenzioni, arriverete a fare ciò che lui vi chiede. Cioè, se lui vi dice, voi siete tanto brave perché voi non vi lamentate, anche se lui non sta lì a messaggiarvi tutto il giorno. Sto parlando in italiano. Vabbè, comunque quando vi dirà questa cosa, quale sarà il risultato? Che voi appunto continuerete a non lamentarvi, a fare gli zerbini, le zerbine, perché? Perché lui vi ha detto questa cosa e quindi in questo modo vi educa a comportarvi come lui vuole. Vi accusa di provare emozioni che ha provocato a bella posta. Assolutamente sì, cioè lui. Magari innesca una lite. Una lite che può essere per gelosia, per un qualsiasi motivo. Magari vi insulta, vi ferisce. Voi giustamente da esseri umani reagite emotivamente, quindi o piangete o vi arrabbiate e poi si incazzerà lui o lei perché voi vi siete incazzati o avete pianto. Quindi innescherà in voi questa emozione per poi darvi delle pesanti e criticare appunto i vostri sentimenti in relazione a ciò che ha fatto lui o lei. Vabbè, vi ritrovate a fare detective perché spesso, almeno il narcisista, ha più relazioni. Spesso tradisce. A me personalmente, che io sappia, non è successo, però ciò che mi è successo è che appunto, non appena terminata la relazione, questa persona è cambiata. È diventato l'opposto di quello che dichiarava di essere. Tutti i suoi valori morali, sono andati a farsi benedire perché assolutamente poi è diventato tutto ciò che lui dichiarava di non essere. Quindi, insomma, questa cosa può avvenire sia durante la relazione, tradimenti che lui minuziosamente tenta di nascondervi. Appunto, appena voi tentate di chiudere, questa persona cambia e diventa il Latin lover che non sembrava essere, insomma. Altro segno, voi siete gli unici a vedere la sua vera natura. Mi fa ridere una frase che ho sentito su un TikTok, vabbè, in realtà è una frase che ha detto una concorrente del Grande Fratello, qualcosa del genere, al fidanzato, probabilmente narcisista. Voi pensate che lui sia un cucciolo di Bambi, in realtà lui è un cucciolo di Psycho. È una frase che fa ridere, ma esprime benissimo il senso di tutto ciò. Perché voi, se siete stati in relazione con un narcisista, un manipolatore, sapete benissimo che lui, agli occhi degli altri, sarà una persona bravissima, un angelo, una persona che sì, ha i suoi problemi, ha un carattere difficile, ma non arriverebbe mai a farvi del male o a dirvi certe cose perché il manipolatore è astuto e si comporta così con una vittima alla volta, spesso la partner o il partner, tant'è che ha sempre un'ex psicopatica da condannare perché prima l'ha fatto con lei, poi lo farà con voi, però con gli amici e con la famiglia magari lui si comporta bene e quindi voi sembrerete le pazze che lo accusano, ma che in realtà non hanno prove per accusarlo, appunto. Io vi do un consiglio, anche se siete in una relazione con una persona del genere, non volete, non siete ancora arrivati ad avere quella forza per lasciarvi, eccetera, raccogliete le prove. Raccogliete lo stesso le prove. Vi manca di rispetto? Vi mette le mani addosso? Vi fa qualcosa di manipolativo? Di non lo so, vi fa violenza psicologica, fisica, quello che è. Raccogliete le prove. Perché un domani probabilmente avrete la forza magari anche di denunciare questa persona e queste cose vi serviranno e ve lo dico per esperienza, ok? Perché purtroppo dimostrare la violenza psicologica oggigiorno non è facile. Non è facile nemmeno dimostrare quella fisica, anche se è molto più palese. Quindi non cancellate le chat, questo come consiglio personale. Gli insulti che una persona vi fa, qualsiasi cosa vi faccia, tenetene traccia, vi può sempre servire. Chiusa parentesi. Temete che ogni litigio possa essere l'ultimo. Caspita, questo è vero. Allora, innanzitutto per mia esperienza, il manipolatore, la manipolatrice non vorrà parlare quando vi sarà un'incomprensione, si chiuderà il riccio e vi dirà che no, non ne vuole parlare perché altrimenti
Scoppierebbe il litigio, cosa che poi inevitabilmente succede. Voi sarete magari malissimo perché avete bisogno di chiarire quel malinteso, quella cosa che vi fa soffrire, di parlarne da persone mature, ma lui si rifiuterà di farlo. E vi innescherà in voi proprio questo pensiero, il fatto che il parlare, il confrontarsi significhi necessariamente litigare. Cioè una relazione tossica è una relazione in cui non vi sia una comunicazione sana ed efficace, ma in cui ogni occasione di confronto sia un'occasione per scannarsi. E appunto tutto ciò si tramuta magari in un litigio violento in cui ci si prende a parole, se non peggio, ok? E quindi ecco, aggiungo questa cosa, nella relazione tossica voi spesso vi ritrovate a vivere con un'ansia perenne che quei pochi momenti belli che vivete siano gli ultimi. Magari siete incollati al cellulare spesso perché avete paura che quella persona non vi ami più, cercate conferme continuamente, ma perché quella persona è essenzialmente a non darvi certezze e a trattarvi in maniera così discontinua, prima a darvi 100 e poi a darvi 0, che appunto tutte le vostre certezze vacillano e voi vivete con questa ansia e questa paura interminabili. Io quando ero in questa famosa relazione, chiamiamola tossica, ero dimagrita tantissimo. Il mio peso forma è di 49-50 kg, ma io ero arrivata a 46 e non riuscivo a mettere peso perché bruciavo energie proprio con il continuo pensiero, con la continua rabbia, con i continui pianti. Io piangevo tutti i giorni. Non avevo più energia fisica e mentale perché io consumavo tutta la mia energia a pensare a quella persona, a pensare a come risolvere, a come andare avanti, perché non volevo mollare quella relazione. E quindi niente, una relazione tossica vi lascia vuoti e vi lascia privi di energia. Questo è un segnale chiarissimo, cioè se vi ritrovate a stare così, è ovvio che dovrete chiudere questa relazione, anche se fa male, se sembra impossibile, voi dovete farvi aiutare, coinvolgete la famiglia, anche se passerete momenti in cui magari vi arrabbierete con loro perché tenteranno di allontanarvi da questa persona, lo fanno per il vostro bene, voi magari gli andrete contro, ma davvero chiedete aiuto se vi fa qualcosa che abbia gli estremi per una denuncia, denunciate. Appunto, non rimanete, cercate di non rimanere soli, coinvolgete più persone possibili, parlatene. Parlate di come vi fa sentire questa situazione, chiedete supporto psicologico, parlatene con i vostri amici, appunto, come già vi ho detto, non cancellate le prove. Lo dico veramente per voi perché potrebbero appunto servirvi in futuro. Una cosa che mi sento di aggiungere, qui magari non c'è scritta, sono tanti punti, ma qui parliamo anche un po' così, chiacchieriamo tra di noi. La relazione tossica vi priva della vostra identità. Magari vi parlo della mia esperienza personale. Io ho due caratteristiche fortemente presenti, diciamo, nella mia personalità. Una grande sensibilità ed empatia, ma io sono sensibile a livelli stratosferici. Cioè, io piango per qualsiasi cosa, ma sia per le cose belle che per le cose brutte, sono veramente molto, molto sensibile ed esterno anche molto facilmente le emozioni. E poi sono anche una persona molto più che estroversa, amichevole, cioè facciamo amicizia molto facilmente anche all'università. Io comunque subito ho tentato di inserirmi nel gruppo classe perché ne eravamo vabbè 35, quindi una vera e propria classe. Mi piace attirare l'attenzione, essere al centro del discorso, non al centro del discorso, come dire, essere parte del discorso, mi piace esserci, sono gemelli, cacchio, quindi mi piace comunicare, mi piace che la mia voce venga ascoltata, mi piace quando cammino per strada camminare a schiena dritta ed essere guardata, questo fa parte di me e nessuno ha il diritto di togliermi questo tratto della mia personalità, ma in quella relazione io ero assolutamente priva di essere me stessa, perché qualsiasi tipo di emozione io provassi, di tristezza, rabbia, veniva repressa, veniva criticata amaramente, così come ogni mio atteggiamento
di socialità, il mio essere estroversa, il mio avere amici, nonostante io non sia una persona molto fisica, quindi non davo modo a questa persona di essere gelosa, però magari vedevo un amico d'infanzia, quando lui, anche il mio ex, appunto, era presente, io per salutare così davo un abbraccio. Questo fa parte di me, del mio carattere, e questa cosa mi doveva essere puntualmente, boh, rinfacciata, e doveva scoppiare il litigio. Quindi la relazione tossica va spesso a erodere la vostra personalità. Non permettetemi a nessuno di fare ciò, perché la vostra personalità è quello che siete, la vostra sensibilità fa parte di voi. Se vi ritrovate con un partner che non apprezza la vostra sensibilità, non la capisce, probabilmente non è la persona giusta per voi, ed è per questo che io vi consiglio anche di non manifestare gente del genere. Quando tutti questi segnali di cui stiamo parlando, vi aiutano a riconoscere appunto una situazione in cui voi non state bene, è una persona che per voi non è adatta, ok? Questa persona che per voi non è adatta, voi non dovete andarla a manifestare. Lavorate sul self-concept, poi le cose cambiano di conseguenza, anche il rapporto con le persone che noi frequentiamo cambia di conseguenza, però non concentrate le vostre energie sulla persona, ma su di voi. Per non far venire il video chilometrico, cercherò insomma di stringere. Allora, già vi ho parlato del love bombing, vi metti a confronto con ogni altra persona della sua vita, ex amici, familiari, già ne abbiamo parlato. Le qualità che all'inizio ammirava in voi diventano all'improvviso difetti macroscopici. Ecco, appunto, nella fase di love bombing, di idealizzazione, lui loderà tutte queste vostre caratteristiche, la vostra sensibilità, il vostro essere così estroverse, la vostra creatività, non lo so, quello che volete, che ne so, banalmente, cosa che è successa a me, farà i complimenti per le vostre foto di Instagram che pochi mesi, se non settimane dopo, criticherà amaramente dandovi della TROIA. Ok. Vabbè, dopo la fase di idealizzazione, essenzialmente la maschera cade giù, vi sarà la fase di svalutazione e il manipolatore inizierà a fare tutte le cose di cui abbiamo parlato, prima. Il libro io vi consiglio di leggerlo se vi trovate in qualche situazione del genere, perché ovviamente è molto più spiega molto meglio queste cose di cui io vi sto parlando, le spiega in successione, veramente a me ha aperto gli occhi. Io ripeto, non l'ho letto, ma ne ho sentito parlare da questa ragazza di cui appunto non trovo il canale, e mi ha fatto davvero capire che la persona che stavo con cui avevo una relazione era una persona che per me non andava bene, che probabilmente ha un disturbo anche, non lo saprò mai, narcisistico, quello che è, qua non importa fare diagnosi, anche perché spesso il narcisista osa di essere narcisista, ma non fa nulla per, tra virgolette, curarsi, per affrontare il suo problema e migliorare la propria situazione, o appunto magari non se ne rende proprio conto. Quindi non è tanto importante il fare diagnosi al vostro partner e chiamarlo narcisista, assolutamente no, qui non stiamo andando a fare questo. Quello che a me interessa è che voi vi rendiate conto, riconoscendo appunto questi segnali, che la vostra magari situazione non è quella che meritate. E quindi vi do il consiglio veramente di amarvi, di farvi aiutare e di non scordare tutte le cose che queste persone vi fanno. Io un esercizio banale che facevo era prendere un foglio di carta, un quaderno, quello che è, e fare una lista di tutte le cose brutte che questa persona mi aveva fatto. Perché lo facevo? Perché la mia volontà di stare con lui mi faceva dimenticare queste cose, me le faceva nascondere sotto un tappeto, cioè non gli davo più importanza. Cosa che mi ha portato a finire in ospedale con una frattura a causa di questa persona. Quindi le cose che eventualmente questa persona vi fa, voi scrivetevele, leggetevele, cercate di avere la forza di riconoscere il male in queste cose che vi ha fatto, di non giustificare troppo e di amarvi. Io non so se questo video sia stato chiaro, se sia stato uno sproloquio, non so se ci saranno insulti, commenti in cui mi si dirà: non sei una psicologa, non puoi parlare di queste cose. Io li eliminerò, perché ragazzi, sto parlando di esperienza personale e vi sto dando consigli, quindi sti cavoli. Spero che questo video serva davvero a qualcuno. Ce ne
Ne servirebbero migliaia, non so quanto lungo è venuto, servirebbero veramente, servirebbe una serie di video su queste cose, però questo è solamente un video che magari a qualcuno servirà ad aprire gli occhi. Va bene, quindi io vi mando un bacione, buon anno ancora e ci vediamo molto presto con dei nuovi video. Ciao ciao!